Grazie, grazie mille. Voglio essere sincero, è una sensazione stranissima perché il festival è fatto anche di attese lunghissime e devo dire ti carichi di un'emotività che non sei in grado di gestire. Sono sconvolto perché sin dal primo giorno di questo festival mi sono sentito comunque accolto con un calore che non mi aspettavo. E ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata che mi riempie di gioia, ma soprattutto mi rende felice anche per tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni, dagli inizi e che hanno fatto con me un passetto alla volta, e poi la mia casa discografica, tutta questa famiglia che si è creata intorno a me e che è una famiglia veramente piena d'amore, che oggi sta godendo con me. Sono veramente felice di poter condividere con loro questi premi. Lo dedico sicuramente alla mia famiglia che ha fatto tanto rumore nella mia vita e anche in questi giorni. Devo dire, li ho sentiti molto poco perché mi ha scioccato anche il rispetto che hanno avuto della situazione in cui ero, e quindi non vedo l'ora di andare a telefonarli. Ancora non sono riuscito a sentirli. Lo dedico a loro, lo dedico, come ho detto, a tutta l'altra famiglia che pian piano si è creata intorno a me, quindi Carosello, Curci, OTR, Claudio Ongaro. Lo dedico a colui che ha lavorato con me a questo brano, che ha scritto con me, Edwin Roberts, che è qui da qualche parte, grande fratello. Starò dimenticando sicuramente, lo dedico all'ufficio stampa, a tutti coloro insomma che hanno lavorato giorno dopo giorno con una delicatezza che mi ha fatto sentire protetto ma riconosciuto. Lo dicevo anche alla conferenza stampa l'altro giorno, cioè sanno bene chi sono, sanno come ragiono, sanno come voglio muovermi, con l'attenzione con cui voglio fare rumore. Quindi lo dedico a tutti loro. E poi ci tengo a dedicarlo alla mia città, che è una città in cui bisogna fare rumore tanto, e questo premio è anche per tutti coloro che lottano ogni giorno per una situazione insostenibile. Io avessi la formula, probabilmente scriverei sempre brani così, non lo so. Io ho raccontato me stesso, ho raccontato delle sensazioni che ho provato, sono andato a pescarle nella mia intimità, nel mio vissuto, e probabilmente nel momento in cui cerchi di dire la verità, anche talvolta mettendoti a nudo e quindi provando anche un po' di vergogna nel dire certe cose, e probabilmente in quel momento lì ti connetti umanamente con qualcun altro. Lo dicevo l'altro giorno, la cosa che più mi ha colpito è proprio quello che dici, cioè la gente mi scrive: hai scritto la mia canzone. E questo è sorprendente perché succede soltanto quando tu racconti una tua intima verità, qualcosa che puzza di te, che sa di te, ed è proprio quello il momento in cui probabilmente ci somigliamo tutti, quando andiamo in profondità. E credo questo sia importante anche da ricordare nella vita di tutti i giorni, nelle scelte che facciamo, anche quando ci avviciniamo a qualcun altro che ci sembra così distante. Io l'unica spiegazione che so darmi è questa qui, cioè se riesci ad essere sincero con te stesso, probabilmente quell'emotività arriva anche a chi ti ascolta. Non so se ho contribuito in questo, però credo di sì, credo ci sia un movimento musicale oggi in Italia
che va rispettato, certo. E che a mio avviso in qualche modo lavora giorno dopo giorno in maniera artigianale e comincia ad avere anche dei riconoscimenti importanti. Oggi quello che mi è successo è un sogno di cui ancora non sto capendo molto, mi dispiace se dico cose un po' così, però veramente non riesco ancora a connettermi bene con la realtà, però io credo fortemente ci sia musica importante nel nostro paese e voglio ringraziare anche tutti voi che la riconoscete e che in qualche modo lottate per portare, non sto parlando di me, però lottate per far conoscere alla gente la buona musica italiana. Vorrei fare questa dichiarazione, che questa è, non si può dire, una bevanda energetica, non pensate che sia birra o un qualsiasi distillato. Mister Dunduri vuole assaggiarla? È una bevanda energetica, anche perché in questo momento ho da fare questa dichiarazione: se fossi un jazzista sarei Stanghez. Mi è piaciuta questa? Fate un applauso. Come viceversa, in realtà le ho scritte già da parecchio tempo, ecco, volevo portarle proprio per far vedere questa mia componente. L'aspetto della capitalizzazione mi risulta difficile rispondere a questa cosa, perché io comunque la dimostrazione di quello che sto dicendo è il fatto che comunque mi sono quasi fermato per 2 anni, ho cercato di capirmi e di provare ad esprimere quello che è l'interpretazione di me stesso tramite le canzoni con molta serenità, vediamo cosa succede, ecco. Intanto sono molto già soddisfatto, insomma, del fatto che questa canzone è arrivata ai cuori di tante persone, perché ne ho una prova tangibile ed empirica, come dicevo, durante questi giorni, insomma, tante persone mi fermano, mi hanno fermato, mi hanno detto bella la canzone, bella, ci fai emozionare e quindi sono contento così. Faccio sempre questa premessa, tolta l'ipocrisia, io sono... Vabbè, in questo momento l'ho detto prima scherzando, dicendo sono veramente stanco perché il Festival di Sanremo, anche se l'ho fatto già la terza volta che lo faccio, devo dire che pensavo di arrivarci preparato per dosare le energie, invece ragazzi a fine settimana, lo sapete anche voi, siamo tutti belli cotti, quindi ovviamente la stanchezza non è una buona complice in questo caso. Io sono veramente, veramente, veramente soddisfatto e contento di questo secondo posto, anche perché, grazie dell'applauso, anche perché l'ho già dichiarato nei giorni precedenti, io il mio festival me lo sono già vinto dal punto di vista personale, perché era un po' un esperimento per me tornare al festival con una canzone come Viceversa, che ovviamente ha dei crismi diversi da quelli, insomma, ve l'ho già detto, da quelli dell'Occidentalis Karma che mi ha visto vincitore, e sono rimasto estremamente meravigliato in positivo di tutta la risposta che c'è stata da parte del pubblico, perché a dati alla mano comunque sono, insomma, mi sembra di, ora non mi ricordo, dovrebbe dirmelo il mio staff, però insomma c'è una grande risposta anche a livello numerico, cioè per quanto riguarda le classifiche, charts e quant'altro, e mi vede ai primi posti, tante visualizzazioni con i videoclip, e quindi io sono veramente soddisfatto di questo aspetto. E considerato il fatto che so cosa vuol dire provare a disporsi al Festival di Sanremo portando la propria musica, e lo dico da cantautore questa cosa, da chi si fa e si canta le canzoni, io prima parlavo con Diodato sinceramente e non voglio passare da buonista, sono veramente contento che lui abbia raggiunto questo risultato, perché è un artista che si merita di avere in questo momento questo tipo di posizione, perché è un artista vero, un artista che scrive le canzoni e canta con l'anima aperta, e quindi sono qua a fare un applauso a Diodato. Grazie. Mi lascio immaginare quanto ci aspettassimo di arrivare poi alla fine, effettivamente al terzo posto sul podio.
comunque siamo un po' Ringo Starr, cioè la filosofia della canzone l'abbiamo rispettata anche. L'abbiamo rispettata. Precisa. Dietro le quinte, banalmente, ci siamo stati preparati ovviamente un minuto, due minuti prima per dirci appunto dovete salire sul palco, insomma, questo è sì, un minuto, due minuti prima della classifica siamo stati radunati e portati. Esatto, no. Esattamente. E è stata una bella emozione, ma non starò qui a parlare di sentimenti, dei moti d'animo che ci permeavano in quei minuti, però è stata una cosa molto improvvisa, se è quello che vuoi sapere. E poi sul palco, insomma, diciamo che avevamo un po' il sentore, ci immaginavamo che sarebbe stata questa la, come si dice, la classifica. Sentivamo di essere terzi e ci piace anche essere terzi, perché eravamo terzi incomodi. Quindi va bene.